grande misericordia, entrerò nella tua casa, Signore. È la porta della casa di Maria, Madre della Misericordia, quella che Papa Francesco apre nel pomeriggio del 1 gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma, spingendo prima il battente di sinistra, quello con l'immagine della Madonna. E la Madre Misericordiosa, spiega il Papa nell'omelia, riferendosi all'antico inno che sarà cantato al termine dell'Eucaristia, assicura che chiunque varca quella soglia è chiamato ad immergersi nell'amore misericordioso del Padre, senza timore, perché avrà accanto lei, Maria. Lei che non ci lascia mai soli, soprattutto nei momenti di incertezza e di dolore. Lei che ha generato il volto stesso della Divina Misericordia, Gesù, e che è Madre del Perdono, ci indica il frutto originale della fede cristiana. Chi non sa perdonare non ha ancora conosciuto la pienezza dell'amore. E solo chi ama veramente è in grado di giungere fino al perdono, dimenticando l'offesa ricevuta. Ai piedi della croce, Maria vede il suo figlio che offre tutto se stesso e così testimonia che cosa significa amare come ama Dio. Per noi Maria diventa icona di come la Chiesa deve estendere il perdono a quanti l'invocano. La Madre del Perdono insegna alla Chiesa che il perdono offerto sul Golgota non conosce limiti. Non può fermarlo la legge con i suoi cavilli nella sapienza di questo mondo con le sue distinzioni. Il perdono della Chiesa deve avere la stessa estensione di quello di Gesù sulla croce e di Maria ai suoi piedi. Non c'è alternativa. Maria, recita ancora l'antico inno, è madre della speranza, della grazia e della Santa Letizia, aggiunge Papa Francesco, che sono doni e nomi di Cristo. E il regalo che Maria ci dona dandoci Gesù è quello del perdono che rinnova la vita. La forza del perdono è il vero antidoto alla tristezza provocata dal rancore e dalla vendetta. Il perdono apre alla gioia e alla serenità perché libera l'anima dai pensieri dei morti, mentre il rancore e la vendetta sobillano la mente e lacerano il cuore, togliendogli il riposo e la pace. Cose brutte sono il rancore e la vendetta. Spalanchiamo quindi il nostro cuore alla gioia del perdono, conclude il Papa, che chiede ai fedeli di acclamare tre volte Maria come il popolo di Efeso, Santa Madre di Dio. Conclusa la celebrazione, il Pontefice si raccoglie in preghiera davanti alla venerata immagine di Maria Salus Populi Romani, conservata in una cappella della Basilica, e sul sagrato della Basilica rivolge un saluto ai fedeli che non hanno trovato posto per la celebrazione, chiedendo loro di spalancare il cuore alla misericordia di Dio che tutto perdona.